Facciamo un attimo un po' la sintesi di quello che è successo stanotte, cioè come è andata la nottata. Perfetto, buongiorno e buon anno. La notte è stata una notte movimentata, abbiamo avuto anche una lesione da fuoco d'artificio a una mano in una signora di mezza età e poi sì, parecchi accessi di pazienti in stato di ebbrezza e alcuni piccoli incidenti, insomma, minori. Più o meno quanti sono stati gli accessi in nottata? Gli accessi da nottata sono stati una cinquantina. Al Policlinico, Qui a Baggiovara. qui a Baggiovara. E per quanto riguarda, diciamo, i codici, più o meno tutti. Abbiamo avuto alcuni codici rossi, parecchi codici arancioni, azzurri, insomma, una distribuzione abbastanza, con patologie abbastanza serie, insomma, con pazienti ad alto carico assistenziale. Per quanto riguarda invece l'incidente quello alla mano, se puoi dirci No, qualcosa. in realtà sì, è una signora di mezza età con una lesione da scoppio di un petardo, però lesione no, non grave, insomma, con una prognosi abbastanza buona, insomma. Sì, sta portando anche la mano, immagino. È stata mandata in consulenza in chirurgia della mano, sì. Ok, quindi diciamo rispetto agli altri anni, come c'è stato un andamento? Ma rispetto agli altri anni, sì, forse questa notte è stata un pochino più movimentata degli ultimi anni, come dicevo, forse avevo detto anche l'altro giorno, lesioni da scoppio di artifizi, era qualche anno che non ne vedevamo in maniera significativa, per il resto la distribuzione del tipo di patologia più o meno era sempre la stessa, quindi gli ubriachi, incidenti stradali e poi i soliti pazienti di tutto l'anno, quindi pazienti anziani con problematiche legate alle sindrome influenzali, polmoniti, queste solite cose, insomma. Faccio partire, grazie, scusi. Sì, la notte è andata bene, diciamo, rispetto a quello che si poteva temere. È stata una notte tutto sommato abbastanza rutinaria. Non ci sono stati dei grossi incidenti e traumi gravi, è stato soltanto un traumatismo ad un dito da scoppio di petardo di un ragazzo di 18 anni, però con una prognosi, diciamo, di 15 giorni per la ferita del dito. Poi un paio di persone con una piccola ferita cutanea e qualche contusione da percosse. Però, ripeto, tutto questo rientra in un quadro Ora abbastanza sono rutinario per davanti, quanto riguarda il pronto ok, vedo, vai, soccorso. va bene. Ok, quindi non ci sono state complicanze rispetto a quello che è No, successo, ad dobbiamo dire esempio, che sui è medici sull'influenzali. influenzali? No, no. Anzi, non lo so se l'influenza magari Ci ha provo, vai, ridotto il certo, numero grazie. di persone che potevano festeggiare fuori, insomma, però dobbiamo guardare, vedere il bicchiere mezzo pieno. Quindi tutte le persone che sono venute qui poi sono state dimesse, non ci sono ricoveri Legati a legati a traumatismi traumatismi, da lesioni, da incidenti tipici, diciamo così, dei festeggiamenti di Capodanno, no, non, almeno nel nostro pronto soccorso non ci sono stati casi gravi o da trattenere in regime di ricovero. ragazzo italiano residente a Modena. Sì, ragazzi, italiano. Un'ultima domanda, e a livello invece del personale, cioè con picchi di influenza, c'è stato qualche problema? Sì, purtroppo come d'altra parte nella media della popolazione, anche il personale, sia medico che infermieristico, che ausiliari, insomma, che OS, sta soffrendo dell'epidemia, dei picchi influenzali. Questo sì. Quindi la fatica naturalmente raddoppia perché bisogna far fronte a tutte le richieste, le esigenze legate al flusso, ai flussi in aumento, in quest'ultimo periodo veramente in aumento, per l'influenza soprattutto, su magari situazioni di cronicità, perché effettivamente stiamo vedendo un gran numero di pazienti in media al giorno e un gran numero di pazienti da ricoverare, perché l'influenza aggrava delle situazioni di cronicità, che sono già presenti nella popolazione. Quindi in prospettiva, insomma, qui invece il bicchiere è mezzo vuoto. Sì, purtroppo, come dire, la situazione non ci permette di essere molto ottimisti, anche se noi facciamo sempre quello che bisogna fare, ci stiamo mettendo anima, insomma, per tenere duro e per rispondere ai bisogni della popolazione. Quanti ricoveri più o meno nelle ultime Ma noi siamo settimane? passati da una media di 15-16 ricoveri al giorno nei mesi dell'autunno Sì. a una media di 25, 26, 27 ricoveri nell'ultimo periodo. Quasi il doppio. Ieri ci sono stati di meno, di 20, 21 ricoveri.
abbastanza tipico del periodo invernale, però insomma sono numeri importanti, in aumento rispetto anche credo al 2019, che è ormai l'anno di riferimento per, prima della pandemia, insomma, quindi da considerare senza il Covid. E questo viene affrontato però con una, con un numero di operatori, di medici, infermieri, OS, che è inferiore rispetto al 2019, purtroppo molto. C'è qualche consiglio magari da dare anche alla popolazione, soprattutto insomma ai più fragili? Penso che i consigli alla vaccinazione siano già acquisiti, dati per scontati, eccetera. Soprattutto per persone fragili è sempre raccomandato comunque l'utilizzo della mascherina, soprattutto in questi periodi, sono cose che già si sanno, si sentono naturalmente. Stessa cosa immagino anche per i contagi da Covid, quindi sì, c'è un aumento? Sì, i contagi sono un po' in aumento, però il numero dei ricoveri non è paragonabile assolutamente ai picchi che abbiamo avuto negli scorsi anni, assolutamente non è equiparabile. Il numero, cioè gli accessi ci sono per questo tipo di infezione, ma qualche ricovero c'è, ma siamo nell'ordine di uno, da parte del pronto soccorso almeno, uno, due, tre ricoveri al giorno. Una grande differenza rispetto ai ricoveri. In periodi di picco pandemico da Covid ricoveravamo solo di Covid 20-25 persone al giorno con polmonite da Covid. Quindi anche qui il problema, cioè quello che ci lascia meno ottimismo purtroppo, è il fatto che la situazione non è legata ad una contingenza, ma una situazione che sta diventando ormai strutturale, cioè la grande quantità di accessi nel pronto soccorso e la grande quantità di persone anziane con problematiche croniche che poi l'infezione influenzale o il Covid, insomma comunque altra cosa, poi complica con infezioni batteriche, quadri di tipo settico importante, cioè, questo purtroppo insomma richiede che si stia cercando di fare anche comunque un piano strutturale, insomma una cosa di strutturale che vada a sostenere le strutture dell'emergenza urgenza, perché effettivamente sì, insomma, siamo veramente sotto pressione. Grazie. Grazie. Ci può dire il suo nome per la didascalia? Sono Giuseppe Pezzuto, direttore del pronto soccorso. Direttore del pronto soccorso. Grazie. Prego, buon anno. Grazie. Grazie, buon anno. Buon lavoro, grazie. Allora, io sono Giusti Laura, sono un'ostetrica che lavora qui da ormai 14 anni e mi occupo principalmente dell'allattamento e sono qui perché è appunto per raccontarvi degli ultimi nati dell'anno del 2023. E abbiamo avuto due maschietti che sono nati ieri pomeriggio, e l'ultimo alle 16.30 e stanotte non è nato nessuno, l'ultimo appunto è di ieri pomeriggio e il primo nato è nato proprio in questo momento, quindi non riusciamo a darvi ulteriori informazioni, è una bimba ed è un secondo bimbo per questa coppia. Visto che andiamo in onda più tardi, il primo nato è avvenuto... Scusate. Sì? Il primo nato quindi questa mattina poco dopo le 10. Il primo nato è una bimba nata alle ore 10:10 di questa mattina, è un secondo bimbo appunto per la coppia in questione. E sembra essere il primo della provincia, ricordi sì, Laura? Esatto. E sembra essere il primo nato della provincia di Modena. Tanto so che tagliate, fate, voi siete bravissimi. Laura, tu ci sei tutto il giorno? No, fino a luna. Fino a luna. Ok, come se i giornalisti volessero informazioni sul primo nato, come possiamo lascio fare? Io ho detto, tranquillo. Daniele, io sto dopo ci mettiamo d'accordo. Su chi su una che arrivo, che rimane, la Lisa rimane. La Lisa, diamo il numero di cellulare della esatto. Lisa. Esatto. Okay. Mi ha detto anche l'ultimo nato, va bene, solo che non penso che lo prenda la radio, facciamo solo... Quando non c'è Gino è comunque con noi. Sì. Poi dopo io ho comunque i consensi per fare le foto anche ai due ultimi nati. Bene.
facciamo un'altra intervista? Sì. Professor Lamarca, dunque, che anno è stato il 2023 per il centro nascite e per Modena? Sì, nel 2023 abbiamo registrato 2.789 parti per un totale di 2.831 nati. Nel 2022 il numero di parti è stato 2.848, vi è stata pertanto una riduzione del 2%, ma questa riduzione è assolutamente in linea con il dato nazionale che vede appunto le nascite ridursi del 2% ogni anno. Diciamo che il Policlinico di Modena si conferma il secondo punto nascita dell'Emilia-Romagna, preceduto dall'Ospedale Maggiore, che ci supera per qualche centinaio di parti. Sono interessanti i dati che riguardano la gravidanza gemellare, che nel 2023 è stata dell'1,5%, e la percentuale d'età di cesarei 23,1%. Questi dati sono assolutamente in linea con quelli della regione Emilia-Romagna. Vi dirò che nel 2023 il 67,7% delle donne, delle partorienti, era di origine italiana, e questo dato è consistente con gli anni precedenti. Per quel che riguarda le altre origini, prevalgono le donne di origine magrebina e del Centro Africa. Interessante anche il dato che riguarda l'età media in sala parto. L'età media in sala parto delle donne è di 32,4. Se guardiamo soltanto le primipare, quindi cioè le donne alla prima esperienza, abbiamo 31,4 anni, e questo è in media con la nazione, con l'Italia, 31,6, e sicuramente quest'età è la più elevata in Europa, in quanto in Europa l'età media in sala parto al primo figlio è di 29,7. Va bene così? Vi ho dato tanti dati, così poi... Ok, allora per le foto chiedo scusa, ma mi hanno detto l'11.30 giù al primo piano, invece è l'11.30 qui. Vuoi che, visto che devo fare la foto e lo spostavo lì a favore di luce, vuoi farla qua? Qui io, c'è una luce sì, migliore. Sì, se vuol fare la foto, le chiedo scusa, dottore, se può ripetere brevemente solo quello che ha detto i colleghi. Se vuoi fare con questa luce qua? Laura, dipende tu i dati. Sì? Lì è il verso del cardino? No, io. Ho detto di modo. Ah, ok. Scusi? Gazzetta di Modena. Gazzetta di Modena, ok. Allora, avevamo fatto prima l'intervista alla Laura Giusti Ostetrica. Prego, Laura. Ecco. Sono Giusti Laura Ostetrica, che lavoro da 14 anni al Policlinico. E, abbiamo fatto l'ultimo parto ieri pomeriggio alle 16.30, un maschietto, e anche il penultimo nato dell'anno è un maschietto. E invece abbiamo iniziato l'anno nuovo con una femminuccia nata da pochi minuti, alle 10.10, e da questa bimba è la seconda bimba per questa coppia di genitori. Perfetto. È stato un problema o è stato un parto tranquillo? Adesso è ancora in sala parto, quindi non abbiamo tante informazioni riguardo a questo. Grazie, mi far vedere il lato. Ecco, no, se posso chiedere se può andare di fianco al professore, così avete la luce uguale. Perfetto, grazie. Ecco, qui almeno si vede anche un po' di... Aspetta, se vuoi far vedere anche l'albero... No, si vede la punta, va benissimo. Guarda che si vede al reparto, mi interessava il reparto. Ok, mi guardate un secondo, guarda, grazie, perfetto, posso, grazie. Posso chiedere una... Se si sposta leggermente così si vede anche l'albero. Sì. Così. Ecco, così si vede anche un po' l'albero. Auguri. Ma non c'è da scheggiare, passare ancora. Eravamo a Roma ieri, siamo tornati, se no stavamo a Roma troppo tempo. Poi mi hai visto il Papa. Buon anniversario fortunato. Ma meraviglioso. Parlano dei fatti loro. Sì. No, vabbè, mentre tu stai facendo le cose. Ho pensato bene di sposarmi 31-12, no? Di 10 anni fa. Sì. Era per gestire meglio i colleghi che ovviamente avevano l'unico giorno per stare a casa quel giorno. Io invece mi sono rotto quasi il braccio il 24. Ecco. Quindi adesso lo allora, grazie. Bene. Io facevo una foto un attimo alla dottoressa, allo stesso. Ok. Sì, se vuoi una testina, come si chiama il gergo tecnico? Ecco, mi ha detto un attimo.
Indirizzo una cosa. Perfetto, brava. E mia... oh, esatto, ok. La nostra front home. Esatto. Prof, tocca lei. Anche però, verso... un attimo. Ah, no, un attimo, manca. Guardi anche, no, anche verso di me. Guardi anche verso di me. È vero. Grazie, grazie mille. No. Awesome. Grazie, prof. Ottimo. Il prof è per non venire troppo grasso. Grazie. Allora ci puoi insegnare anche voi la tecnica. Allora andiamo, no, da nessuna parte, ah, perché l'ultimo lato. L'ultimo lato possiamo fare. Semmai facciamo un po' per uno, perché altrimenti visto che siamo spalle in golfamento. Sì, scusate. Samuele è l'ultimo. Samuele è no, ma non incontro luce. Non incontro luce. Abbiamo il penultimo e l'ultimo. Lui è il penultimo. Samuele è il penultimo. Come si chiama? Come si chiama? Samuele. Possiamo chiedere ai genitori se possono andare di fianco al letto, così siete a favore di luce almeno. Noi ci spostiamo dall'altra parte. A me non ecco, se mi vedi un bel sorrisone verso di noi. Io azzardo, non si può girare il bambino, no. Azzardo, perché ci dà proprio la nuca. Ah, ok, no, è giusto. No, no, è giusto, cioè se avete piacere, anche esatto, bellissima, grazie. Grazie. Ecco, abbraccio pure la signora. Ecco, prendi anche quella a sinistra, prendi in mano anche lei il bimbo. Benissimo, grazie. Ma bellissimo. Togli il cappotto che sembra che vuol scappare via. Però, questa è l'interpretazione del grazie, prof. Grazie, è grazie. Grazie. Non ci vedi, io le già fatte. No, vabbè, non si vedono. Grazie. Ecco, chiediamo anche lo step, c'era lei, prof. Ah, vabbè, prof, viene anche lei una sì, foto. Sì, facciamo una foto insieme tutti. Teniamo separati un attimo su qua, ok. Ecco, ruotato un attimo sì. Verso la luce. Ok. Perfetto. Dovete venire di qua, colleghi, cari, carissimi. Ok, e sì. Ecco, bellissimo, anche grazie. Verso di me, grazie. Un attimo, guardate un attimo. Grazie mille. Grazie. Ah bravo, mandi anche le foto per il sito. Pensi tu? Okay. Allora, sotto a chi tocca? Mamma e papà, io sposto degnamente. Ma fatti domanda. Allora, io sono bella, forte, importante, significativa. Rispetto alla prima gravidanza un po' più lunga, però insomma abbiamo portato a casa un bel trofeo. Ve lo aspettavate la nascita proprio a fine anno? No. Io speravo che ritardasse un pochino, che fosse un nuovo nato 2024, invece ci ha fatto la sorpresa di nascere il 31. Guardate che un po' di voi. Ci ha regalato una vigilia, diciamo, un po' alternativa alle normali vigilie del fine anno. Però dai, tutto bene, siamo contenti alla maniera più assoluta. Però una giornata, un 31 diverso da tutti gli altri. Come l'avete chiamato? San Silvestro? No, l'abbiamo chiamato Samuele. E il fratellino quanti anni ha? Il fratellino ha 3 anni e mezzo, si chiama Lorenzo. Lo ha già visto? No, ancora no. No, ancora non l'ho visto. Non l'ho visto, lo vedrà domani che usciamo. Sì. Lorenzo nel 2020, marzo 2020. 31 marzo 2020. È una cifra che ci rincorre un po'. Sì. Ecco, cosa vi augurate per questo bimbo, per Samuele? Beh, il meglio, insomma, che abbia una vita serena, e tranquilla e allegra, spensierata. Che è poi l'augurio che facciamo a tutti i bimbi che nasceranno, insomma, nel nuovo 2024. Grazie, gentilissimo. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Possiamo chiedere il cognome anche vostri? Sì, io mi chiamo Giovanni Ciliberti. Ciliberti. Giovanni Ciliberti. Invece lei, signora? Anna Maria Schiavone. Schiavone, grazie. Prego. 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 Giovanni Ciliberti, con la Cilicom, e Anna Maria Schiavone. E ripeti, Formigine.
L'ultimo, lei è bosnia, lui è modenese. Grazie, grazie a voi, arrivederci, grazie a voi. Grazie. Poi magari ci manderete il vero foto, ci sono dei stati dei feriti, dei danni. Guarda, un ferito a testa in attacco, ma ci vuole il polemico per botte, ma io ho detto che poi si è voluto, se volete fotografarlo qua c'è tutto. Organizzate anche l'intervista per i feriti, allora io te l'ho mandate. Ah, l'hai già mandate, già perfetto, mandate. Grazie. Siamo rimasti d'accordo che finito il giro proviamo a chiedere, se voi volete, se il direttore del pronto soccorso giù è disponibile o è un'emergenza. Se non è un'emergenza vogliamo andare giù, parliamo, altrimenti fa con quello che ho mandato. No. Questo è il penultimo ultimo. Nato. Questo è l'ultimo. Ah, l'ultimo. Il penultimo, ultimo. Era quello. Penultimo era Samuele. Si può si vede, vorrei dire, se no, se non si può fare l'amore, c'è il piano anche qualche. È solo che ci abbiamo messo un pochino da parte. Ah, allora no, va bene, dai, allora niente, mettiamo magari un po' di là, così facciamo una foto. Ma sì. Okay. Chiallatti è anche più bello. Sì, sì, sì. E dopo ti diamo magari anche proprio lo stretto che servono qua. Sì, sì, sì. Bellissimo. Chiama la sera, Simona. Simona! Allora si ritorna di spina la mano, sì, perché non si vede. Simona! Sì, vieni. Grazie. Guardatemi un attimo, un secondo, per favore. Grazie. Prossimo, sì, Laura, vieni? Sì, vieni, Simon. Sì. Ti metti lì, vado a mettere dall'altra parte. Vai, Simon. Sì. Questo è l'ultimo nato al Policlinico di Modena nel pomeriggio del 31. Adesso sapremo qualcosa in più. Anche un attimo qua, grazie signori. Grazie mille. Ok, volete prendere una ora per loro? Certo, certo. Ok. Allora, ci mettiamo qui. Allora, innanzitutto come si chiama il vostro bambino? Cosa spingi? L'ultimo nato del 2023 te lo aspettavi, nascesse proprio questo giorno? No, sinceramente no, anche perché siamo entrati in ospedale il 30 e... Che fosse l'ultimo del 31, guarda, io non me l'auguravo, sinceramente. Però è andata così. Una bella sorpresa. Molto bella, molto molto bella. Ci siamo contentissimi. E, niente, il miglior modo per concludere un anno, bellissimo per noi. Come l'avete chiamato? Edin. La mamma è bosniaca, quindi Edin è un nome bosniaco, dato che ha preso il mio cognome... che già c'è abbastanza italianità in quello. E modenesità. E quindi gli abbiamo voluto dare un nome del paese di origine di mia moglie. Signora, il suo primo nato? Sì. Sì, 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 sì. Tra l'altro speriamo sia di buon auspicio, perché vuol dire luogo di pace, tranquillità e piacere. Per ora lui è tranquillissimo, quindi... Mi scuro in un luogo di pace, adesso. Quindi il significato del nome è... Luogo di pace e piacere. Mi dite per favore il vostro nome e cognome? Sì, io mi chiamo Neira Huric. Mi chiamo Stefano Martinelli. Benissimo. Grazie mille. Grazie. 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 Si può fare lo spelling del nome, così evito di scrivere un nome al posto dell'altro. Ok. Io le faccio una foto da qua. Ah, del nome. Tutte e due. Ok, allora, la mamma si chiama Neira. Così? No, con la I normale. Ah, perfetto. Huric, H-U, H-U. H-U, R-I-C. Così. Esatto. Il bimbo Edin. Mm-hmm.
dimmi così. Esatto, Martinelli. Certo. Io poi la mando da giro a loro. Esatto. Io mi chiamo Stefano Martinelli. Quanto pesa? 3 kg e 430 grammi. Lungo 53 cm. Che ore è? Sì, 16:31. È stato un parto tranquillo, sì. Vabbè, sempre un parto. Lungo, molto lungo, però appunto siamo entrati in ospedale alle 5 del giorno prima, okay. E abbiamo partorito. Ciao, partorito. Beh, abbiamo un gioco di squadra alla fine. Esatto. Il vostro augurio qual è? Insomma, il prossimo anno in cui siete in tre. Che sia pieno di pace e tranquillità, io me lo auguro. Cioè, in inglese si dovrebbe cope with everything, quindi cercare di gestire il tutto, cioè, anche perché ci siamo trasferiti da poco dall'Inghilterra. Mm-hmm. Vivevamo là e quindi quest'anno abbiamo il bimbo, mm-hmm, nuovo lavoro, nuova casa, quindi proprio tutto in un solo colpo. Siete qui per motivi di... Io sono di Modena. Ok, quindi siete... Vivevo qua io, perché ci siamo trasferiti in Inghilterra per 4 anni, abbiamo vissuto là. Uh-huh. E poi, insomma, quando c'è venuta voglia di fare una famiglia, mi ha detto, no, dai, torniamo in Italia, torniamo, uh-huh, a casa. Bene. Grazie. Niente. Grazie, auguri. C'è una foto lì con... Sì. Dove sposto? Mi ero girato un po' di trailer, di la povera di padre donna col bimbo. Vieni un attimo. Grazie mille, grazie. Una foto. Certo. Te la faccio da qua, come l'altro. Siamo al reparto di ostetricia ginecologia del Policlinico di Modena, 6° piano. Abbiamo visto gli ultimi 2 nati dell'anno, sono nati entrambi nel pomeriggio del 31, non ci sono state nascite invece nel corso della notte, poi comunque sul nostro sito vi aggiorneremo più tardi. Perché pare che ci sia adesso un parto in corso e poi vi daremo tutte le notizie con altre foto, video, eccetera. Grazie. Direi che per adesso possiamo concludere, se ci saranno ulteriori notizie o possibilità di immagini in diretta ci ricollegheremo sempre sulla nostra pagina Facebook tra poco. Per adesso vi salutiamo, ovviamente da modenanoi.it migliori auguri per un 2024 felice, sereno, pieno di salute soprattutto. Per adesso chiudiamo, questo servizio lo ritroverete poi anche sul nostro sito, sulla nostra web tv, sulla pagina di YouTube. E per adesso appunto chiudiamo, vi auguro buon pranzo, buon primo dell'anno, buon 2024 a tutti da parte di Modena Noi. Eventualmente se abbiamo occasioni di altre interviste ci ricolleghiamo in diretta. Per adesso è tutto, grazie ancora per l'ascolto.